sono stata violentata quando frequentavo la scuola primaria di quell'uomo. Conosco solo il nickname su Facebook. Vi prego, aiutatemi. La mail è arrivata al comando della polizia locale nel marzo scorso e ha fatto subito scattare un'indagine che nelle scorse settimane ha portato all'arresto del presunto autore di quegli abusi. Un uomo di cui i genitori della bambina, ora adolescente, si fidavano a tal punto di avergli firmato una delega per andare a prendere la piccola all'uscita alle elementari. Dopo aver letto quell'appello, gli agenti del nucleo tutela donne e minori si sono subito messi all'opera, d'intesa con la procura, per verificare la fondatezza delle accuse e per arrivare all'identificazione dell'aggressore. La ragazzina, che oggi ha 14 anni ed è figlia di genitori stranieri, è stata sentita in audizione protetta con l'ausilio di una psicologa. Agli investigatori ha raccontato di quei 3 episodi di abusi sessuali, 2 riusciti e 1 tentato, risalenti al periodo in cui frequentava la quarta elementare, quando di anni ne aveva 10, riferendo poi di essersi già sfogata con alcune amiche e di avere intenzione di raccontare tutto anche al padre e alla madre. Inoltre, la minorenne ha spiegato che all'epoca l'aggressore frequentava abitualmente l'abitazione in cui lei vive con la famiglia e per un periodo ci avrebbe anche vissuto. Dopo aver raccolto le testimonianze delle adolescenti citate dalla vittima, i Ghisa sono riusciti a risalire al profilo social del sospettato e quindi alla sua identità, anche perché una delle 3 parole che componeva il nickname era proprio il cognome del violentatore. Dalle analisi è emerso che l'uomo era anche nella lista di amici della madre della ragazzina. Poco più di un mese fa i vigili hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. Su richiesta della procura, l'uomo è stato ammanettato e portato in cella.